GF VIP, il segreto di Andrea Damante, parla signorini Van Zuyden. Giulia Delellis è ormai in finale e sente sempre di più la mancanza del suo fidanzato. Alfonso Signorini svela un segreto. Per festeggiare in allegria la semifinale del cancelletto Grande Fratello VIP, la bellissima Ilary Blasi e il co-conduttore Alfonso Signorini sono entrati nella casa più spiata d'Italia per trascorrere qualche minuto con i concorrenti. Insieme ai quattro finalisti cancelletto Giulia Delellis, Ivana Mrazova, Luca Onestini e Raffaello Tonon, i due hanno festeggiato e si sono divertiti senza troppo badare alla forma. Il momento più atteso da tutti è stato, senza dubbio, l'incontro tra Giulia Delellis e Alfonso Signorini. Ricordiamo che, durante le scorse puntate del reality, ci sono stati diversi litigi tra questi due personaggi. Ma le gaffe di Giulia, video, saranno state perdonate da Alfonso Signorini? Sarà stata questa un'occasione per mettere da parte l'ascia da guerra? Sembra proprio di sì. Infatti, durante una lunga conversazione, Signorini ha anche svelato un piccolo segreto su cancelletto Andrea Damante, fidanzato della ragazza romana. Vediamo cosa è stato detto. Grande Fratello VIP, le confessioni di Alfonso Signorini a Giulia Delellis. Tra una risata ed un'altra, approfittando del freese, Alfonso Signorini ha dato un bacio alla giovane Delellis come segno di pace assoluta. Dopo il bacio dell'uomo, la piccola Delellis ne ha approfittato per togliersi qualche dubbio sul suo attuale compagno, Andrea Damante, per capire se si sia effettivamente comportato bene in questi due mesi lontano da lei. Ormai è nota a tutti la forte gelosia e paura che nutre la ragazza nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, al punto da chiedere a Signorini se Andrea sia costantemente seguito dai paparazzi. Come tutti ci aspettavamo, Andrea si sta realmente comportando bene e sta rispettando la sua ragazza. Infatti, l'opinionista ha più volte dichiarato che il giovane ragazzo fa molte serate, al termine delle quali si rinchiude in un hotel e che se avesse fatto realmente qualcosa, la Delellis lo avrebbe già saputo. Insomma, l'ex corteggiatrice deve ritenersi realmente fortunata di avere al suo fianco un uomo che la ama e la rispetta, nonostante la sua assenza. La sorpresa di Andrea Damante. Giulia Delellis, dopo 72 giorni, ha avuto la possibilità di rivedere la sua dolce metà, purtroppo solo dietro un vetro. Il ragazzo ha cercato, con delle dolcissime parole, di dimostrarle tutto il suo amore. La Delellis, molto emozionata dopo questa sorpresa, è più che mai innamorata del suo compagno, conta le ore che lo dividono dal suo Andrea. Intanto, la ragazza è in lotta per vincere il reality show più seguito dagli italiani.